io inizierei con i ringraziamenti. Ringrazio i nostri ospiti, Giulio Giorello e Massimo Donà. Ringrazio la città di Ancona, città amata alla quale ritorno sempre con piacere. Ringrazio il TG Porto Festival e il direttore artistico Tommaso Aveta, con cui è stato possibile stabilire una collaborazione grazie a una comune amica, Ilaria Traditi, che ringrazio sentitamente. Ringrazio tutti gli enti e le università che ci accompagnano in questo cammino. Ringrazio i miei amati sponsor, quelli che all'ombra dei campanili fanno cose belle che piacciono al mondo e che ci permettono ogni anno di realizzare il nostro percorso. Ringrazio tutte le donne e gli uomini che ci seguono in questa sorta di peregrinazio in terra marchigiana, e non solo. In questa edizione siamo anche in Abruzzo. E per non a voce sola la nona edizione, ho amato ed amo questa rassegna con la necessità e l'urgenza della desiderante, della cercatrice di senso. Ho sempre pensato alla rassegna come ad un viaggio, non il viaggio della viandante, non il viaggio come il risolvimento della contingenza, ma il viaggio della viaggiatrice, il viaggio come apertura sul significato del mio essere al mondo in un corpo sessuato a cui fin dalla nascita appartiene il senso della parzialità. Fin dalla nascita siamo immessi immediatamente in un sistema di significati, di attribuzioni, ma anche di vincoli e divieti e prescrizioni differenziati. Nasciamo al mondo già con un destino che nulla ha a che fare con quello che sono i nostri desideri, le nostre aspettative, il nostro bisogno di senso, un sistema di significati che scambiamo spesso per l'ordine naturale delle cose, quando invece è generato dalla cultura in cui siamo immersi e che abbiamo introiettato. Chi ci aiuta ad orientarci in questo labirinto? Chi ci aiuta a capire chi siamo, cosa vogliamo, dove stiamo andando? I filosofi, fin dagli albori, hanno dimestichezza con i grandi interrogativi, con la foresta di simboli in cui siamo immersi. E non è vana stasera la presenza del professor Giulio Giorello e del professor Massimo Donato, che io a questo punto chiamerei sul palco. Accogliamoli con un bel applauso. Grazie. Benvenuto professore, è un piacere averla con noi. Sì, assolutamente, ci possiamo affare. Dove vuoi stare? Cioè, qua. Centro. Tu stai al centro? Sono al centro io? Sì. Perfetto, io mi rimetto a voi. Oh. Ho parlato di foresta di simboli, ho parlato di quello che è il fil rouge, o comunque se non ne ho parlato, praticamente ne parlo adesso, il fil rouge della nostra nona edizione, che è l'ordine simbolico. Quindi pertanto, diciamo, questa sera infatti parleremo di simboli. Simboli, diciamo, nell'arte, nella scienza e nella filosofia. Io non ho presentato i due nostri ospiti perché a mio avviso non hanno bisogno di presentazione. Il professor Giulio Giorello è filosofo, epistemologo e matematico. Il professor Massimo Donà è anche il filosofo e possiamo dire anche musicista. Okay. Io inizierei praticamente dal professor Massimo Donà e dall'introduzione a quello che è praticamente, diciamo, che cosa sono i simboli e come interagiscono nelle varie forme di espressione. Bene, innanzitutto grazie dell'invito, ben trovati a tutti voi. Questo splendido scenario che è già un simbolo in se stesso. E qual è il simbolo che qua salta agli occhi? L'acqua, uno dei primi grandi simboli della storia dell'umanità. Siete? Sì. E allora, innanzitutto, come è stato giustamente chiesto, dice, ma perché i simboli? No? Voi sapete che la filosofia ha a che fare con concetti, per lo più, con argomenti, dimostrazioni. E invece stasera parliamo di simboli. Beh, il simbolo cos'è? Beh, innanzitutto chiariamo una cosa di base. Il simbolo non ha un significato.
il simbolo è ciò che consente, per esempio, a un grande artista come René Magritte, pittore belga del Novecento, di dipingere un quadro che tutti conoscerete, talmente famoso, che rappresenta una pipa e gli consente di scrivere sul quadro: questo non è una pipa, perché se stessimo a significato quella sarebbe una pipa. In realtà, in quanto appunto oggetto simbolico, quella pipa, dice Magritte, non è una pipa. Il simbolo è ciò che apre la cornice con la quale noi siamo soliti incasellare le cose della vita e dare ad esse un significato. Per esempio l'acqua, un chimico vi direbbe che è H2O. Sì, certo, ha un significato che è quello che tutti noi conosciamo attraverso la prassi quotidiana. L'acqua è qualcosa che ci serve per vivere, siamo fatti in buona parte di acqua noi. Ma per esempio c'è uno dei più grandi romanzi della modernità che tutti conoscerete, Moby Dick, che è tutto costruito intorno all'acqua. A parte che, come sapete bene, è la storia di questa caccia alla balena bianca, di questo equipaggio un po' scombiccherato guidato dal capitano Hakab e che va a caccia di questa balena, che anche in questo caso è un simbolo. Quella balena, potremmo dire con Magritte, non è una balena, è una caccia tragica perché finisce male, muoiono tutti eccetto uno, Ismaele, che è quello che racconta la storia di Moby Dick. E volevo ricordarvi brevissimamente le prime pagine di Moby Dick, perché normalmente lo si legge così: si va avanti, si è catturati dalla vicenda della caccia alle balene, ma nelle prime pagine Melville, da grande scrittore qual è, dice delle cose molto importanti e le mette in bocca ad Ismaele, il quale dice delle cose che adesso vi ricordo. Ismaele dice: ma io mi trovo in uno stato esistenziale che oggi definiremmo, i psichiatri definirebbero, di depressione. Sono malinconico, triste. Si parla di tristizia. È malinconico e dice: quando mi trovo in questo stato, guarda caso, sono attratto, fortissimamente attratto dall'acqua. E dice: questa malinconia da cosa deriva? Ma deriva, lui dice, da un sentimento di totale disinteresse per le cose della quotidianità. Dice: tutti noi siamo affaccendati, come tutti voi, noi nelle giornate della settimana, nei nostri uffici, sulle nostre scrivanie, ecco, tutto questo mondo, questo fluire della vita a un certo punto appare nella sua insensatezza. Nulla mi interessa più, dice Ismaele, nulla ci interessa più, e questo disinteresse per le cose particolari, pratiche della vita coincide con l'emergere di una attrazione verso il mare. Poi dice: ma se avete mai fatto caso, gli abitanti di Manhattan, che Melville è un scrittore americano, se fate caso, ma non solo gli abitanti di Manhattan, anche gli abitanti di Ancona credo, la domenica quando non lavorano vanno tutti in riva al mare, vanno tutti verso il mare, come attratti da un pifferaio magico che li chiama.
ma dice, ma non sono gli abitanti di Manhattan, i ragazzi, dice, i giovani sono tutti attratti dal mare, sappiamo tutti, ma non solo, pensate, dice, ai pittori, provate ad immaginare qualche opera, qualche paesaggio dipinto nel corso della storia. Se c'è nel paesaggio un pastore, dice Melville attraverso Ismaele, questo pastore avrà lo sguardo rivolto verso l'acqua. Poi dice una cosa verso l'acqua di un fiume, di un torrente, che poi è acqua che va verso il mare. E poi dice una cosa ancora più curiosa. Dice, fate un esperimento. Una cosa curiosa che dice Melville, se siete nel deserto con una carovana che va lungo il deserto e se c'è tra di voi un professore di metafisica, dice Melville, un professore di metafisica, costui vi porterà verso l'acqua. Quest'acqua invade il romanzo in tutte le possibili dimensioni. E poi dice, e qui chiudo le citazioni di queste prime pagine di Moby Dick, una frase che dovete scolpirvi, che io credo che immodestamente pochi interpreti di Moby Dick abbiano sottolineato a sufficienza. Dice Melville, l'acqua ha a che fare con un grande mito, ecco il simbolo, il mito di Narciso, che tutti conoscete. E dice Melville, il mito di Narciso è la chiave di tutto. Parole di Melville, non di Donati, di Melville. Questo mito di Narciso è la chiave di tutto Moby Dick, è la chiave di tutto. E nei 10 minuti che mi restano provo a dirvi perché l'acqua, il mito di Narciso, questi grandi simboli. Qualcuno dei grandi interpreti di quest'opera ha detto che in fondo Moby Dick rappresenta la grande sfida della conoscenza, un po' come l'Ulisse di Omero, l'Ulisse di Dante. Uomo assetato di conoscenza, che cosa fa? Naviga, si mette in mare e naviga. Perché l'acqua, il navigare? Perché Narciso? Voi sapete che Narciso, la storia è nota, ricordiamo solo due tratti, era molto bello, pare Narciso, tutte le donne lo volevano, le ninfe, tutte, ma Narciso disprezzava tutte. Uno dice, era gay? No, non era gay, chi lo sa, forse, ma non ha importanza. Si innamora solo una volta Narciso, quando, guardando l'acqua di uno stagno, vede la propria immagine riflessa nell'acqua. E dice Melville, quell'immagine dell'acqua, altra espressione bellissima di Melville, è lo straordinario fantasma della vita. Narciso si innamora di quell'immagine e non capisce subito che è la sua immagine. Vede in quell'immagine un altro e si innamora e cerca di abbracciare questo altro. E in una delle versioni del mito, abbracciando questa immagine, questo fantasma, annega, cade nello stagno e muore. Come a dire che l'acqua è ciò che trasfigura quello che noi siamo in un oggetto desiderabile, desiderabile. Ma questo oggetto desiderabile è un fantasma che non potremo mai raggiungere. Allora ecco che spieghiamo la costitutiva insoddisfazione che anche Leopardi, un vostro autore marchigiano, conosceva bene. Noi ogni volta che raggiungiamo un oggetto del desiderio siamo immediatamente insoddisfatti e delusi. Non è quello che volevamo. La nostra sete di conoscenza, la nostra
come dire, insoddisfabile ansia di possedere, di conoscere, di comprendere, di abbracciare le cose del mondo è destinata a fallire. Perché? Perché non ci rendiamo conto che le immagini che desideriamo, gli oggetti, le persone, in realtà non sono altro che il riflesso di noi stessi. Di che cosa? Di noi stessi. Quei noi stessi che, attenzione, per dirla con un altro grande della letteratura, del teatro europeo, Shakespeare, Iago, nell'Otello di Shakespeare, dice a un certo punto, Iago, personaggio terribile, straordinario, io non sono quello che sono, dice Iago. E allora ecco che questo io, questo soggetto desiderante che sono io, che siamo tutti noi, non siamo né questo né quello. Nessuna immagine, nessuna definizione ci potrà restituire quello che siamo. Tutto ciò che riusciremo a capire di noi stessi, non saremo noi stessi. Sarà un'immagine falsa, un'immagine depistante. Pirandello è solo un corollario di questo, una lunga storia. Quando sapete, no, uno nessuno di 100.000, altro grande simbolo, il signor Mostarda, che si guarda allo specchio e dice, ma non avevo mai notato il naso un po' storto. Poi comincia a pensare, dice, ma chissà come mi vede mia madre, come mi vede mia moglie, come mi vede mio figlio, come mi vedono gli amici. Qual è la vera immagine di me stesso? Se noi ci pensiamo un po', capiamo subito che nessuna di queste immagini è capace di dire ciò che siamo. Ma no, perché quello che siamo veramente è una cosa più profonda, più nascosta. Perché la nostra natura è quella di non essere né questo né quello. Non essere nessuna delle immagini che cerchiamo disperatamente di disegnare per dire che siamo. E allora ecco l'acqua, è questo elemento straordinario che per Tanete era l'archè, era il principio di tutto. Perché il principio di tutto? Perché l'acqua è in odore, in sapore, trasparente, grande simbolo. E noi cosa siamo? In odori, in odori in quanto noi stessi, non in quanto corpo, perché il corpo è un'immagine di me. Io non sono questo corpo, ce l'ho, devo fare i conti con questo corpo, ma io non mi identifico con il mio corpo. Io trascendo il mio corpo e tutte le immagini che mi faccio di me stesso. Allora noi siamo come l'acqua, e quando siamo attratti dall'acqua, siamo attratti, ci spiega Melville in sostanza, come Narciso, dalla immagine di noi stessi. Un'immagine che non potremo mai però afferrare, mai conoscere. Perché? Perché non è riducibile al significato, ma è un simbolo, come è Iago, che dice, ripeto, io non sono quello che sono. Ulisse, ricordo solo l'episodio delle sirene, bellissimo. Ulisse, sapete tutti, no? Vuole ascoltare il canto delle sirene quando passa davanti dalle parti di Sorrento, pare. Sa che il canto delle sirene è pericolosissimo. Vede sulla spiaggia ammassi di scheletri. E se uno si lascia sedurre da quel canto, che è fortissimamente seduttivo, morirà. Come Narciso. Quel canto, Ulisse sa, si può solo ascoltare. Ma si fa legare al palo della nave, Ulisse, per non essere portato in quel luogo di morte, che dove stanno le sirene. Ma vuole ascoltare, ecco. Forse chiudo qui questa prima battuta sulla potenza del simbolo, questo simbolo che è l'acqua, ne ho preso uno, ma per dire che non ha nulla a che fare con ciò che la conoscenza è solita ridurre a una spiegazione determinata, definita, non ha niente a che fare, ma è qualcosa che apre a mille significati, fino ad aprirsi a quella dimensione incondizionata
che è forse la nostra verità. Ulisse capisce che quella condizione, che quella verità possiamo solo ascoltare, non possederla, che andare lì vorrebbe dire destinarsi a morte certa. Dobbiamo ascoltarla riconoscendone il ritmo, il suono, la fonetica. Io credo che allora portatore, portatrice della potenza simbolica che le cose, tutte le parole hanno, è proprio la musica. La musica che non possiamo ridurre a significato, che non è vero che la primavera, l'estate, l'inverno di Vivaldi rappresentino davvero la primavera, l'estate. È musica, sono suoni, possono dirci un'infinità di cose, ma nessun significato si lascerà catturare come quello vero. Ecco che il simbolo, la potenza, come dire, evocativa del simbolo, non solo apre tutti i significati, ma li fa risuonare, consentendoci di prendere il giusto ritmo. Che noi nella vita quotidiana siamo tutti, per usare un'espressione musicale, fuori tempo, siamo tutti stonati. Perché? Perché non ascoltiamo il senso delle cose ascoltando la potenza simbolica che ogni cosa nasconde, ma ci accontentiamo di quei significati pietrificati, morti, rigidi, che non potranno che continuare a generare insoddisfazione. Perché, professor Giorello, gli esseri umani hanno bisogno di simboli? E la seconda domanda è questa: sentendo parlare il professor Donà, mi sembrava una strana associazione di idee che praticamente si percepisse da figure come ad esempio Ulisse questa ansia di infinito senza misura. Allora, diciamo, questa mia notazione mi ha fatto ricordare un bellissimo libro che lei ha fatto su una figura stoica, su una tragedia shakespeariana, in cui ha preso in esame Cleopatra. E lei parla appunto dell'ansia di infinito di Cleopatra, un'ansia di infinito senza misura. Sono andata fuori strada, professore. Sentite. Ah, non avete sentito nulla? Tecnico, sì, ma sì. Il mio funzionava, sì. Adesso sentite? Sì. Mi avete sentito? Oh, che mi toglie questa affare. Bene, grazie. È sempre un piacere per me tornare ad Ancona e essere qui tra l'altro a parlare sotto le stelle e nello stesso tempo con l'acqua di cui Donà vi ha raccontato tante belle cose. Da Donà stasera ho appreso nel suo esempio che anche i professori di metafisica servono a qualche cosa. Se c'è una carovana, lo dice Melville, eh? Se c'è una carovana sperduta nel deserto, prima o poi il professore di metafisica trova l'acqua. È già qualcosa. Finalmente ho capito cosa servono i professori di metafisica e suppongo anche la metafisica. Ma la domanda dell'amico Oriana toccava proprio un problema di fondo. Perché gli esseri umani hanno così bisogno di una dimensione simbolica? Allora, cercherò di spiegarlo prima con un esempio e poi con alcune considerazioni. L'esempio me l'ha suggerito proprio Massimo Donà in quel bel discorso che ha fatto precedentemente. Le sirene cantano, il loro canto è meraviglioso, Ulisse si fa legare all'albero della nave perché lui solo
possa sentire il canto delle sirene, mentre i compagni di Ulisse remano con la cera nelle orecchie. Ci sono su questa immagine un mucchio di interessanti variazioni. Io ne ho in mente una che si deve a uno scrittore di lingua tedesca, anche se non era tedesco, che è Franz Kafka. Kafka racconta a suo modo la storia delle sirene. Ulisse passa con la sua nave, i marinai sono appunto al lavoro, Ulisse è l'unico che sente e si accorge che le sirene non cantano, le sirene restano mute. E forse la ragione del simbolo è proprio in questo mutismo. Il simbolo colma questa lacuna, questa mancanza, che altrimenti scardinerebbe. Cosa farà Ulisse? Quando i suoi compagni gli diranno come cantavano le sirene, lui racconterà che cantavano cose meravigliose. In realtà tacevano. E questo silenzio è un po', diciamo così, l'altra faccia della disavventura di Narciso, perché è questa assenza che diventa predominante nella storia delle sirene, come Kafka ha voluto raccontarci. Questo appunto è l'idea che risponde un po' a quello che chiedeva Oriana prima, e cioè perché l'uomo ha così tanto bisogno di simboli. Beh, ne ha bisogno perché magari quelle cose che si aspetta non ci sono, e questa assenza deve essere in qualche modo colmata. Questa è una cosa che tra l'altro nell'impresa scientifica si fa continuamente, perché noi non stiamo tanto a domandarci se i numeri così come li concepiamo esistano o no. Semplicemente li concepiamo, diamo delle regole per maneggiare questi simboli e da questi riteniamo che stiamo non soltanto facendo un'operazione sintattica, cioè regoliamo bene il sistema simbolico, ma andiamo a toccare degli aspetti della reale, magari degli aspetti che sono assenti. E l'operazione che fa Galileo Galilei quando nel 1623 nel Saggiatore spiega che il grande linguaggio del mondo è fatto di triangoli, di cerchi, di rettangoli, di tutte queste belle figure geometriche, Galileo aggiunge: e guai se non l'intendete, perché se non capite questo voi sarete condannati a ripetere le pedate altrui, che non vuol dire che li prendono calci nel sedere, vuol dire che siete condannati a rifare quello che hanno fatto quelli prima di voi, mentre voi avete il diritto di pensarla diversamente. In questo senso l'uscita di Galileo, non meno che la storia delle sirene secondo Franz Kafka, è un esempio di spirito critico, è un esempio di bisogno di libertà intellettuale. Sì. Poi Galileo, quando diceva che ci sono delle figure che compongono il linguaggio del mondo e che il linguaggio del mondo è fatto di simboli geometrici, si dimenticava di qualche cosa. Negli stessi anni in cui Galileo rifletteva su questi temi, un suo grande collega, Giovanni Keplero, mostrava che per capire le orbite dei pianeti c'è bisogno di una figura diversa, un simbolo geometrico diverso, che è l'ellisse. Galileo non ha mai preso l'ellissi
in seria considerazione. Galileo, anzi, pare che avesse una sensazione di disagio, quasi di mal di stomaco, vedendo i disegni ellittici di certi edifici romani. Ed è, questa è una interessante cecità di Galileo, cecità appunto ai simboli nuovi che tira fuori invece il collega Keplero. È una grande spaccatura, no? Un po' come l'Ulisse di Kafka, che non sente le sirene perché le sirene non cantano. L'Elissi di Keplero nulla dicevano Galileo Galilei. Viceversa, quando Galileo Galilei si mette a inventare la prova del flusso e riflusso del mare, sempre acque, come vedi, riflusso del mare, cioè delle maree, e evidentemente aveva in mente Venezia, dove le maree ogni tanto fanno qualche piccolo disastro e si ritrovano per le callette veneziane, Galileo diceva: ditemi mai da dove viene quest'acqua qua. Ed era convinto che le maree fossero una prova non del moto della Terra intorno al Sole, non del moto della Terra su se stessa, ma della composizione geometrica di questi due moti. Anche qui noi ritroviamo un interessante esempio di assenza-presenza, perché quando Galileo comunica queste idee a Keplero, Keplero gli risponde: ma tu sei matto, lascia perdere queste cose, non tornano i conti, la vera ragione delle maree sta nell'attrazione della luna e forse del sole. Replica di Galileo Galilei: niente affatto, ma queste sono qualità occulte, come gli scolastici ne avevano parlato, ma sono qualità che non si possono controllare. Tu che Keplero hai torto, e mi stupisco che tu che dovresti difendere il sistema copernicano lo difendi così male. Mi dà del cretino, proprio con quella brutalità a cui Galileo era abbastanza abituato. Finale della storia, finale parziale ma abbastanza significativo. Aveva torto Galileo, e sulla questione delle maree, del flusso e riflusso del mare, aveva ragione Keplero. Poi dopo è venuto, come scrive giustamente e magnificamente Giacomo Leopardi nella sua storia dell'astronomia, è venuto appunto Newton, e Newton ha dato non soltanto una spiegazione qualitativa del fenomeno, ma addirittura una teoria quantitativa del flusso e del riflusso del mare. Non è la fine della storia, è solo un momento di storia della scienza in cui si vede proprio come gioca continuamente la presenza e assenza, come gioca la questione del silenzio delle sirene, e come qualcuno ritiene prima o poi di dover colmare questo buco cominciando a raccontare. E qui vorrei chiudere semplicemente ricordando uno dei miei autori preferiti, che ha ripreso la figura di Ulisse, l'ha ripresa un po' come fa Dante, che seduce i suoi marinai per seguire virtù e conoscenza e li porta al disastro. L'Ulisse a cui penso io non va incontro a un disastro così clamoroso, perde semplicemente le chiavi di casa, deve entrare in casa sua forzando una finestra, sale al talamo nuziale dove la sua Penelope, Molly Bloom, l'ha cornificato ampiamente nel corso della giornata, e comincia lentamente a raccontare a Molly le sue peregrinazioni in quella città
che è Dublino, che è un mondo, che è un mare anche quello, un mare di acqua, perché a Dublino l'acqua c'è, è un mare di chiacchiere, ci sono i giornali che contano continuamente delle cose sempre meno attendibili, c'è l'ironia dei protagonisti che si sfottono continuamente e c'è chi come Stephen Dedalus, guarda caso un nome greco per un giovane irlandese, il quale si inventa delle bellissime teorie e quando qualcuno alla Biblioteca Nazionale di Dublino gli chiede ma lei crede alle sue teorie? E Dedalo risponde ma certamente no, e quindi ripristina coscientemente il silenzio delle sirene. Grazie. Il silenzio delle sirene è abbastanza angosciante, insomma, questa assenza. E sentendo parlare il professor Giorello, diciamo lo stesso per analogia, ho pensato a Ulisse quando alla corte dei Feaci ha sentito raccontare la sua storia. E in un certo senso lì lui ha capito che, diciamo, ha capito a lungo tempo, a mio avviso, il suo desiderio, cioè la sua identità narrabile e il suo desiderio di essere raccontato. Vabbè, i miei giri sono molto lunghi e sempre per associazione ho pensato a Foucault e al rapporto praticamente fra diciamo narratività e identità. Come si lega il racconto, l'identità e la narrazione, insomma. Il racconto, come si lega praticamente, cioè il racconto, l'identità, la dimensione simbolica? Bella domanda, no, ho capito, è molto chiara, Senteci. Dammi quello, dai. Ecco qua, finalmente. Allora, identità, narrazione, dimensione simbolica, un bel trittico. Cominciamo così. Ulisse, lo hai ricordato ancora una volta, compie un viaggio che narra, che è un viaggio abbastanza evidentemente circolare, nostos. Ulisse non è che va verso, Ulisse vuole tornare e volendo tornare gli capiteranno tutta una serie di peripezie che costituiscono la ricchezza dell'Odissea, ma lui vuole tornare, quindi la sua narrazione si compie, si disegna nel tentativo di tornare al punto iniziale. Ma qual è il punto iniziale? Questo è l'Ulisse di Omero. Ma già abbiamo citato prima, c'è l'Ulisse di Dante, che è un po' diverso. L'Ulisse di Dante, certo, per seguire virtute e conoscenze, cosa fa? Fa quello che per Dante non avrebbe mai potuto fare. Ma non è come dicono tanti studiosi di Dante, c'entra niente. Non è che Ulisse viene condannato da Dante perché non poteva ancora conoscere il messaggio di Gesù, perché non era cristiano. C'entra niente. Ulisse compie un errore per Dante nel suo viaggio. Ulisse di Dante, evidentemente, che non torna, a differenza di quello omerico. La narrazione di Dante ci mostra un Ulisse che vuole superare quello che all'epoca era considerato il limite invalicabile, le colonne d'Erba, oltre il quale non ci si sarebbe dovuti avventurare.
Ulisse, ansia, come tu dicevi prima, di infinito, cosa fa superando quel limite? È chiaro, cerca di superare, oltrepassare non tanto un limite. Noi superiamo sempre dei limiti. Quando io scenderò dalle scale, supererò il limite costituito da questa pedana, andrò a terra, poi entrerò in auto, supererò un altro limite. Superiamo sempre limiti, ma Ulisse non vuole superare un limite, vuole superare la condizione limitata della natura umana, vuole superare la limitatezza, ciò che ci rende limitati. Ma l'errore che fa agli occhi di Dante quell'Ulisse lì, in quella narrazione, è quello di cercare appunto l'illimitato, quello che i primi greci avrebbero chiamato aperon, andando al di là del limite. Ma ragazzi e ragazze, al di là del limite non ci sarà altro che un ennesimo limite. E allora voler raggiungere l'illimitato, come si raggiungono le cose finite di questo mondo, superando i limiti, significa compiere l'errore fondamentale. In quella narrazione, il viaggio di Ulisse è un viaggio che è destinato a fallire. Perché? Perché Ulisse compie un errore logico fondamentale. Tratta l'infinito come se fosse un finito, qualcosa da raggiungere al di là del limite. E infatti come muore Ulisse? Naufraga. Viene tratto in basso dalla direzione verticale. Lui cerca l'infinito secondo una procedura orizzontale, fallimentare, perché ripeto, al di là del limite troverà sempre nuovi limiti, come tutti noi. E invece avrebbe dovuto capire che l'infinito forse era il luogo che lui già abitava, che infatti lo tira in basso, lo fa naufragare. E allora ecco che la narrazione può essere una narrazione delirante, centrifuga, di espansione, io aggiungo disperata, cercando di allargare continuamente i confini per trovare finalmente la nostra identità, o può essere una narrazione centripeta, dove invece cerchiamo di, tra virgolette, non superare i limiti, ma di sprofondare nel cuore di quel limite che abitiamo e scoprire che forse già lì pulsa, parla, canta l'infinito. È chiaro che, per tornare alla lettura kafkiana dell'episodio delle sirene, è chiaro che questo infinito, ammesso che il canto delle sirene avesse a che fare con il canto dell'infinito, quello che potremmo chiamare così, quel canto delle sirene ascoltato con orecchie finite è silenzioso, non ha parole, suoni riconoscibili dal nostro modo finito di comprendere il mondo. E cito solo una cosa che mi sembra interessante, una cosa che riguarda il modo in cui Kant, un filosofo abbastanza importante, definisce in un'opera abbastanza importante, La critica della ragion pura, a un certo punto, nella sezione dedicata alla analitica trascendentale, anche il noioso, il grigio Kant se ne esce con un'immagine simbolica straordinaria.
dice, attenzione, dopo aver indagato le categorie dell'intelletto, gli schematismi, le palle varie, dice, ma in fondo la terra che noi umani possiamo percorrere nel cercare di conoscere in realtà il mondo è come un'isola, e ancora il mare, un'isola chiusa dalla natura entro confini immutabili, le colonne d'Ercole, che non potremo mai superare, al di là della quale isola, dice Kant, c'è un mare in tempesta, come quello che avrebbe fatto naufragare alcuni dei protagonisti della tempesta di Shakespeare. Un mare in tempesta. Un mare in tempesta che produce illusioni, nebbie, apparenze, come quelle del palazzo di Atlante nell'Orlando Furioso. Illusioni, pure illusioni. Quelli che entrano in quel castello, in quel palazzo incantato, finiscono per vedere, sentire le persone, gli oggetti desiderati, che non ci sono, ma il mago Atlante ha fatto sì che tutti si facessero catturare, sedurre da queste illusioni. Dice Kant, al di fuori di quest'isola tutto è confusione, nebbia, tempesta. Ma allora, attenzione, se fuori della nostra isola, quella entro la quale possiamo addivenire ad una conoscenza in qualche modo affidabile, attenzione, questo è bellissimo, se fuori tutto è illusorio, è illusorio innanzitutto che cosa? Il fatto che ci sia un fuori. Io mi illudo che ci sia un fuori, perché tutto quello che vedo fuori è illusorio, e quindi è illusorio anche la mia convinzione che vi sia un mare in tempesta che ci seduce, e dice Kant, che ci spinge a fare metafisica. Ma la metafisica non è una scienza, dice Kant. Però noi siamo attratti da quelle illusioni, da quei sogni, da quelle idee della ragione che non sono scientificamente conosciute, perché non fanno parte di questa isola, l'unica che possiamo frequentare, conoscere e attraversare. Ancora una volta il mare, ancora una volta l'illusorietà che vi sia un oltre che abbia un qualche senso percorrere e navigare. Io credo che tutte le narrazioni letterarie, poetiche, filosofiche della storia dell'Occidente non facciano altro che narrare, facciano altro, è tantissimo già quello, che narrare in modi diversissimi il nostro incessante, forse inevitabile oscillare, il nostro farci catturare dalla convinzione illusoria, dalla persuasione che vi sia un oltre, che sia raggiungibile, un oltre che ci consentirebbe di liberarci finalmente dei nostri limiti, come il mondo delle idee per persone, no? Il mondo di verità immutabili che possiamo raggiungere, come avrebbe detto il buon Reale, navigando una prima navigazione, una seconda navigazione, una terza navigazione, quante navigazioni, per raggiungere cosa? Un mondo di forme immutabili, sempre uguali a sé, che mi sembrano assai poco interessanti. Vi ricordo e chiudo qui, Dante nel Conviglio dice una cosa bellissima. Dante, che era anche un teologo, un cristiano, un credente, dice, quando parla delle gerarchie angeliche, dice, sì sì, bellissimo l'angelo, è quello più vicino a Dio, che guarda fisso Dio per l'eternità. Dante, io lo traduco in modo un po' scherzoso, dice, ma che palle guardare sempre fisso Dio,
ma lungi da me, molto meglio l'essere umano che è metamorfico, cambia sempre, divaga, si illude, fantastica, simboleggia. Dice Dante, non lo dice, che ne so, Ariosto, non lo dice Shakespeare, lo dice Dante, il teologo cristiano. Dice, io non invidio affatto gli altri, preferisco quella natura metamorfica, mai uguale a se stessa, che essere come la peggiore delle bestie, anzi, molto peggio di ogni bestia. Perché le bestie, dice Shakespeare, non farebbero mai quello che sono in grado di fare gli uomini, oppure può essere il santo. L'uomo è questa infinita serie di possibilità che non vuole affatto, non dovrebbe volere, anche se spesso si è fatto cantare da questa illusione, non dovrebbe volere oltrepassare il limite, andare nella penura delle idee. Dovrebbe forse cominciare a rapportarsi diversamente con le cose di ogni giorno, perché forse qualcosa di assolutamente sorprendente che rende possibile la immaginazione, la creazione di simboli, è proprio uno sguardo altro, diverso sulle cose di ogni giorno. E a me piace chiamare questo sguardo uno sguardo obliquo. Quindi forse l'unica soluzione, professore, è fare del proprio limite il proprio regno, la nostra ansia di infinito senza misura. Cioè, qual è la cifra simbolica appunto della nostra ansia di infinito senza misura? L'ansia di infinito di Ulisse, di Cleopatra, di... Il problema è che in questo senso l'Ulisse di Dante è estremamente significativo. Che c'è nella Divina Commedia un altro Ulisse che ha delle ambizioni non minori di quelle del personaggio classico, che vuole anche lui seguire virtù e conoscenza, e che ce la fa, perché quella montagna del Purgatorio, che nel 26esimo canto dell'Inferno Ulisse magari intravede prima di immergersi, qualcun altro nella Divina Commedia l'ha scalata, è salito al vertice e, non soddisfatto di questo, è poi decollato grazie a Beatrice che lo faceva andare, è decollato e ha raggiunto il paradiso, i cieli del paradiso. Cioè il buon Ulisse è Dante stesso, che fa la sua odissea e che riesce dove invece Ulisse non è riuscito e ha avuto semplicemente la stessa fine del povero Acabo. Dopo tutto, no? E questo è un punto estremamente interessante, perché qual è la differenza dai due? La Ulisse che quando invoca virtù e conoscenza inganna i suoi marinai, e Dante che invece è capace di salire per la montagna del Purgatorio e poi da lì decollare per i cieli. La risposta è che Dante è dotato di un qualcosa di cui Ulisse non ha idea, e questo qualcosa è la grazia d'alzare di Dio. Se voi leggete la Divina Commedia con una grande poema della grazia, capirete perché Dante ricorre a tutte queste mediazioni femminili, tra l'altro, appunto Beatrice, e non solo Beatrice. E quindi il vero Ulisse che alla fine riesce a farcela è Dante stesso. Certo, finisce la Divina Commedia
con l'idea della sottomissione alla grazia. E questo naturalmente può sembrare molto difficile in tempi come gli attuali, dove la grazia di Dio non sembra così facilmente dispensata come era forse ai tempi di Dante. Ma questo ci fa toccare, secondo me, nello stesso tempo, il carattere arcaico di Dante e la sua grande modernità. Perché i secoli che sono stati aperti dal gesto di Galileo o dalla lite tra Galileo e Keplero, e che hanno visto Newton dopo, Newton è lui che è l'autore dell'idea dell'isoletta, che poi se l'è presa Kant, ma era Newton che diceva: io sono qui che sto esplorando un'isola e tutto intorno c'è un mare tempestoso, l'ignoto. E quindi questo tipo di immagini prendono vivezza e significato proprio perché noi ci rendiamo conto del carattere arcaico e nello stesso tempo modernissimo dell'autore della Divina Commedia, che è anche il suo personaggio principale, il vero Ulisse, che riesce a farcela, e non è poco. Questo è uno dei punti di fondo. L'altro punto, e questo è un punto più teorico, è: oggi possiamo pensare a un viaggio come quello di Ulisse, o nel senso dell'Ulisse greco, o nel senso anche di Dante, che venga fatto non attraverso la grazia, ma attraverso la semplice illuminazione razionale? Questa è la domanda che è stata posta in maniera drammatica ma estremamente intelligente dai grandi protagonisti dell'illuminismo, non solo Kant, da Hume prima di Kant, e poi dagli illuministi continentali come Voltaire, come Diderot, come D'Alembert. Questo grande tentativo che ha scommesso non più sulla grazia, ma sul lavoro lento, faticoso della ragione scientifica, è una piccola candela, diceva Diderot, che può sempre spegnersi, ma se si spegne siamo al buio e non sappiamo più dove finiamo. Questo tentativo illuministico è ancora una delle grandi questioni di fronte alle possibilità che ci apre l'impresa scientifica. Questa è una domanda cui non ho una risposta, ma era la domanda che faceva Leopardi. Quando Leopardi fa i conti con l'illuminismo ed esprime continuamente la sua simpatia per gli illuministi, mentre comincia a guardare i filosofi di una certa scuola tedesca come dei pericolosi confusionari, Kant è già uno di questi per Leopardi. Dell'altra marmaglia, quella idealistica, Leopardi non sta nemmeno interessarsi, ma non se ne interessa perché in questo è un coraggioso e direi sano materialista, con tutta la drammaticità della sua posizione. E questo punto messo, toccato da Leopardi, è un punto così importante che ancora adesso noi siamo figli di Leopardi, debitori a Leopardi di questo modo coraggioso di aver scommesso sull'illuminismo, sapendo che anche l'illuminismo potrebbe essere un'illusione come tutte le altre, però forse era un'illusione da cui valeva la pena di lasciarsi tentare. Mi è piaciuta molto l'introduzione che ha fatto prima del viaggio e dell'importanza dell'acqua. Forse il viaggio più importante è il viaggio che facciamo ogni giorno verso noi stessi con la nascita e
ricordando la magia della nascita. Ti ringrazio, Oriana. Sì. Sì, sì, sì. Ognuno di noi a modo suo è un desiderante, se poi chi lo sente in maniera più urgente, chi lo sente in maniera magari meno acuta, insomma, e meno appunto quest'ansia all'infinito. Però devo notare, professor Donà, che il professor Giorello quando sul femminile sfugge, nonostante sul femminile il professor Giorello sfugge, nonostante abbia fatto, io insisto, un bellissimo saggio praticamente su Cleopatra, la Cleopatra di Shakespeare. È una Cleopatra indubbiamente, diciamo, è una figura di Cleopatra che rispecchia la donna contemporanea, insomma, in mutamento. L'illuminismo presenta delle figure femminili sia in Inghilterra che in Francia, che sono state le persone che hanno più lavorato per creare poi un movimento di rivendicazione dei diritti delle donne. Questo è ben presente appunto in un illuminismo che non aveva paura della donna come normalmente si potrebbe credere, o che forse aveva della donna molto meno paura di quanto ne avessero Horkheimer e Adorno, su cui non voglio tornare, voi avete capito che non sono i due pensatori che a me sono simpatici. Ecco, ma invece proprio l'illuminismo ha, con fatica certo, aperto alla donna l'attività scientifica. Dopotutto io ricorderei una cosa: la nostra sarà una società patriarcale, tutto quello che si è detto, ma vorrei ricordare che è stata una signora quella che ha preso praticamente a pochi anni di distanza due premi Nobel. Si chiamava Marie Curie, che era tra l'altro, e anche questo va detto, non soltanto una grande fisica, una grande chimica, ma anche una sostenitrice dell'emancipazione femminile, e riteneva che fosse la stessa lotta che come principio di libertà che la animava a prendere le difese del suo popolo originario, che era il popolo polacco. Come voi ben sapete, all'epoca, piagato dalla pesante e odiosa dominazione zarista. Non sono cose, secondo me, queste irrilevanti, proprio per tenere presente che appunto la figura femminile è stata riconosciuta nell'ambito della ragione scientifica in una maniera che in altri settori che uno si doveva aspettare, ma sono quelli più naturali, invece la donna è stata cacciata brutalmente fuori. E questo secondo me non va dimenticato proprio se parliamo, non so se ancora del viaggio d'Ulisse, ma insomma prendiamo un po' anche le difese di Beatrice e di tutte le altre signore che permettono a Dante di conquistare la grazia, mentre invece il povero Ulisse non ce l'ha fatta. Io direi, se non ci sono più domande, di salutare i nostri ospiti. Sì, prego, professore. La domanda mia è: potrei avere un dito di whisky? Sì, ce l'abbiamo? Perfetto, poi andiamo a prendere il whisky, professore. Io direi di salutare con un caloroso applauso i nostri ospiti per questo bel dialogo con cui ci hanno intrattenuto.
Io inoltre ringrazio praticamente il Ticiporto Festival, ringrazio Tommaso Aveta con cui praticamente abbiamo instaurato questo rapporto e questa collaborazione, ringrazio voi pubblico, sempre numeroso, partecipe ed interrogante, e mi permetto di invitarvi per quanto riguarda Ticiporto Festival ad essere sempre presenti qui. Per quanto riguarda Non a Voce Sola, il prossimo appuntamento è il 1° di agosto a Porto Recanati con Lella Costa. Grazie, grazie di cuore, grazie a tutti voi.